amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. I'm struggling with my hair. Li decoloro per la quinta volta. Il titolo non è clickbait. Ho iniziato a decolorarli a marzo, quindi il titolo non è clickbait, appunto. In 3 mesi ho fatto 4 decolorazioni, questa è la quinta. Tutte molto blande, tutte con ossigeno a 20 volumi. Però sì, devo raggiungere il colore che voglio, che desidero, quindi ce la posso fare, tanto alla fine sono solo capelli. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo subito e prendiamo tutto l'occorrente. Servono una mantellina, dei guanti, la decolorazione che io ho comprato su Amazon e sto usando sempre quella, e poi l'ossigeno. Io uso questo ossigeno, che è quello che usa mia mamma. No sponsor. Eccoci qui, pronti, prontissimi. Ho fatto la deco, questa decolorazione, che è una decolorazione che ho comprato su Amazon a 15 euro ed era un chilo. Quello che andrò a fare in realtà non è decolorarli tutti, per l'amor di Dio, ma decolorare, allora lo vedete questo ciuffetto chiaro, ok, è decolorato da qui a qui, ok, quindi diciamo metà, è la stessa cosa che voglio fare con i miei capelli, e quindi li vado a cotonare con il pettine per quanto si possa, perché li ho tenuti legati, quindi sono tipo lisci qui. Li vado a cotonare con il pettine in modo tale che si facciano tipo tutti i super frizz, e poi io vado a decolorare soltanto le punte, ma in realtà non sono punte, è metà lunghezza, diciamo, quindi dalla radice alla punta faccio metà capello, si spera, non lo so, questo è il mio desiderio sarebbe riuscirci, poi se ci riesco no, bisogna vedere. Comunque, iniziamo. La decolorazione ce l'abbiamo, abbiamo tutto. Beh, non abbiamo la cosa fondamentale, che sono i guanti, se no le mie mani se ne vanno. Ah, la mantellina, cribbio. Protect yourself. Perché alla fine sono agenti chimici che uniti hanno una reazione chimica che con la pelle, diciamo, non va molto d'accordo. Dunque, proviamoci. Non sta funzionando. No, forse un po' sta funzionando, ma ci vuole un po' troppa pazienza e, come ben sapete, non è una delle mie qualità. Quindi, beh, faremo semplicemente così. Dividiamo i capelli in due. A questo punto c'è una cosa molto divertente. Imprasco la decolorazione. Imprasco ulteriormente. E sì. Ovviamente non so minimamente cosa sto facendo, ma questo è un must sul mio canale. Imprasco un altro po'. Vabbè, dai, ma credo che ci stia. Ma tanto sapete cosa? I capelli ricci sono belli perché potete fare un sacco di cazzate sopra. Un altro po' comunque. Dicevo, potete farci un sacco di cazzate, ma dato che sono ricci si vede veramente pochissimo quello che fate. Quindi, alla fine, veramente, tanto e non quanto mi preoccupo. Vorrei schiarire un po' di più questa parte. Ok. Mamma mia, ragazzi, non vado a casa. Beh, comunque alla fine la mantellina serve e non serve, perché in realtà non mi poggiano i capelli. Comunque ho fatto un torchion, non so bene come si chiami. Credo che provo a spostare il treppiede, forse così c'è una luce un po' più decente. Stessa cosa di prima, ovviamente. Mi dispiace per i parrucchieri che stanno guardando, ma tanto sul mio canale ormai la gente è abituata a vedermi fare questo tipo di cose, quindi... quando facevo la decolorazione, comunque, aggiungevo un po' di olio. Raga, ma se mi arriva un pacco io come faccio? Cioè, ma puzza da morire comunque. Porca trota. Ok, ma credo che siamo a posto. Ce n'è un altro po'. Questo po' lo andremo ad applicare. Vabbè, io che faccio finta di sapere quello che sto facendo.
facendo dei colpi di sole. Ragazzi, se funziona, vabbè, se funziona come se non l'avessi già provato altre volte, funziona sempre, solo che usando l'ossigeno a 20 volumi, ovviamente non ottengo un risultato super extra wow, ma ci sta, preferisco fare così e non rovinarli. Ovviamente un minimo si rovinano, certo. Però sono capelli, l'importante è non nuocere altro. Ok, allora amici, è tutto completato, vedete che ho fatto anche tipo delle piccole striscioline, non so cosa verrà, ripeto, anche perché purtroppo o per fortuna sui capelli ricci si vede molto poco questo tipo di cose, tipo io non ho più il colore rosso, fondamentalmente proprio per questo, perché posso dire, facendo le tinte, sui ricci si nota poco, tipo sai, dei colpi di sole, sai, lo chatouche e queste cose, io odio i colori omogenei e quindi andavo a finire che avevo quel rosso uguale su tutta la testa, con la ricrescita, e mi dava molto fastidio. Quindi io cosa voglio fare? Voglio tornare al mio biondo naturale, piano piano, che è molto chiaro alle punte, ma allo stesso tempo alle radici, come vedete, è biondo cenere, abbastanza, cioè non troppo scuro, ma comunque un biondo cenere. E quindi quello che voglio fare è schiarire le punte, dopodiché fare magari, non lo so, qualche tinta bionda più in là, tipo quest'estate, per tornare al mio colore naturale e disintossicarmi da tinte, eccetera, eccetera. Mi è passata tutta la voglia di farmi colori, cose così, fondamentalmente perché la tinta è una cosa di cui posso fare benissimo a meno, è una cosa stupida, e come anche quello che sto facendo, potrei, cioè, benissimo tenermi quello che ho, però preferisco avere un colore che mi piace, perché non voglio assolutamente stare male con me stessa e non piacermi, quindi arrivo al risultato che voglio ottenere, dopodiché fine. Non come la tinta che ogni mese mi prendevano le paranoie perché mi si vedeva la ricrescita e quindi dovevo rifarmela. Detto ciò, mi vado a lavare. Sono passati 10 minuti, non la tengo di più perché appunto non li voglio rovinare, però piano piano voglio ottenere il mio colore. Dunque, l'unico problema è se arriva il postino. Cosa gli dico? Vabbè, ci penserò se suonerà. Ci vediamo a capelli lavati e magari anche asciutti. Sì, sì. Amici, sono più o meno asciutti. Allora, vi dirò, non c'è il sole in questo momento, sta piovigginando, quindi non c'è una luce per cui si vede, ma sono usciti, sono più chiari. Ovviamente, come vi ho detto, ho fatto una decolorazione molto blanda, quindi con ossigeno a 20 volumi, e l'ho tenuto pochissimo, però guardate qui, ci sono le giacchette tutte chiare come piacciono a me. E finalmente ho tolto, e sto comunque lavorando per riuscirci, a togliere quel rossiccio, o comunque quel, non è rossiccio, più che altro è dorato, tipo paglierino, non so se si vede. Il paglierino diciamo che è rimasto comunque, perché appunto non ho decolorato tutto, ma soltanto la parte terminale dei capelli. Però guardate, tipo, eccoci qua, con una luce decente si vede che sono chiari. E io non potrei essere più felice di così, perché ci sono riuscita da sola, non ho speso soldi, se non quei 15 euro della decolorazione, che però chissà quanto durerà. Tra l'altro l'ho usata pure mia mamma per schiarirsi delle ciocche. E niente, che dire, sono iper felice, mi piacciono, guardate questa qui addirittura è tipo bianca quasi. E niente, i miei capelli rispondono sempre bene a questi tipo di cose, non si rovinano granché. Sicuramente sono un minimo provati, tra virgolette, perché comunque è la quinta decolorazione, quindi un minimo sì, sono provati, ma no, non sono rovinati, tanto da dire devo fare delle maschere per ricostruire il capello. Cioè, sicuramente non vi nascondo che farò dei trattamenti. Come si vede bene qua, ecco, sì, ci sono proprio, si vede proprio tanto. Faccio e farò dei trattamenti per aiutare a ricostruire il mio capello, tipo maschere all'olio d'oliva, maschere alla cheratina e quant'altro. Wow, ma sono proprio chiarissimi, raga. Guardate rispetto alle radici. No, vabbè. Sono troppo felice. Fra l'altro sono ancora un po' bagnaticci, quindi si devono asciugare per bene. E niente, questo video finisce qui. Questa era la quinta decolorazione, dicevo. Ah, comunque sì, era la quinta decolorazione. Non vi ho fatto un aggiornamento, perché che cosa è successo? Io li avevo rossi, li ho decolorati e sono diventati dorati. Li ho ridecolorati a metà marzo. Questo a inizio marzo ho iniziato, a metà marzo li ho ridecolorati e sono diventati rosini. Dopodiché ho fatto una tinta biondo cenere, cioè del colore delle mie radici naturale, che però è iniziata a scolorire ed è riapparso l'arancionino rosso
rosino, quindi ho ridecolorato le punte ed è uscito un colore carino. Dopodiché, che cosa è successo? Che scaricando la tinta ha quasi impregnato solo alcune punte e altre no, quindi ho dovuto ridecolorare le punte. Dopodiché, quando tutta la tinta se n'è andata, tra virgolette, quindi questo è il colore che ha lasciato, oggi ho fatto la quinta decolorazione delle punte sempre, quindi comunque raga, io la chiamo decolorazione, ma la decolorazione seria è quella che parte dalle radici e ti fa i capelli bianchi, quindi la mia è veramente una cosa tranquilla che faccio sì per piacermi di più, ma nulla di sconvolgente. E niente, detto ciò, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, vi sia stato anche utile magari, vi mando un grosso bacio e fate ciò che vi rende felici, anche se comporta una tinta pazza, una decolorazione, tanto sono solo capelli, alla fine ricrescono. Ci vediamo su questo canale, se non siete iscritti sul mio secondo canale, nell'info box lo trovate, quindi andate e iscrivetevi, grazie, vi voglio tanto bene, un bacio, ciao!